Buongiorno e ben ritrovati sul canale di Proviamo a Viaggiare Tutto Attaccato. Allora, qualcuno mi ha fatto una domanda: ma come hai fatto a spurgare la pompa maestra della frizione? Allora, lo stesso metodo per spurgare i freni quando c'è bisogno di fare manutenzione o cambiare il liquido oppure fare altri tipi di lavori. E poi mi ha chiesto come hai fatto ad accorgertene della pompa che era mal funzionante. Allora, prima di tutto me ne sono accorto perché il pedale era diverso dal solito, andava una parte a vuoto e poi cominciava a comprimere il pistoncino. E poi secondo, quando ho aperto la vaschetta, che sarebbe, siamo qua nel disco verone, questa qua, questa è dei freni e questa è della pompa, ma questa è la vaschetta della pompa maestra della frizione, ho trovato porcherie qua dentro. Adesso vedete che è bello pulito, è pulitissimo l'olio. Ho trovato delle porcherie, ho trovato dei rimasugli di gomma qui dentro. In poche parole, era sporco, l'olio era sporco e nero. Dunque, facendo uno più uno fa due, ho capito che la pompa era mal funzionante e ho fatto quel lavoro che ho fatto vedere l'altra volta. Adesso vi metto anche il link qua sotto o risulterà qua sopra, dove ho fatto il cambio e la revisione della pompa maestra della frizione e con i suoi gommini appositi e l'articolo giusto. Del ricambio che si può trovare ovunque in tutti i negozi specializzati di ricambio a 4x4 della Land Rover. Allora, abbiamo preparato tutto, messo un po' di olio, abbiamo pulito tutto, ricordate com'era prima? In teoria dovrebbe funzionare. Mettere l'olio, spurgare e poi vedere se funziona. E poi, come si spurga? Allora, qui è importante essere in due, perché da solo non riesci a farlo, se non è che hai l'attrezzatura apposita. Innanzitutto si riempie la vaschetta di olio, poi si sale sulla macchina e si schiaccia la frizione 1, 2 e 3 e si tiene calcata. La seconda persona va sotto la macchina e se riusciamo a tenere tutte e due lampada e GoPro, vediamo un po', spurga da qua, da questa vite qua, che se non mi ricordo male è una 11. Questa è la pompa, la seconda pompa che va alla frizione. Allora, da qua si spurga. Ricapitoliamo: si schiaccia la frizione, mentre è schiacciata la seconda persona svita questo e butta fuori l'aria, poi richiude e il pedale si smolla, il pedale lo molli. Poi ripeti fino a che il pedale non comincia a diventare duro e poi si ripete lo stesso lavoro finché il pedale non diventa duro. Ogni tanto bisogna controllare sempre la vaschetta e rabboccare. Per la pompa maestra della frizione ci vuole un pochettino, perché devono prendere un attimino il suo gioco anche i gommini. Io ci ho messo una buona mezz'oretta e ho aggiunto molto olio, perché fino a che non prendeva il suo passo giusto, i gomini non le stavano lavorando bene. E poi ho usato anche un grasso che non era il suo e l'ha dovuto smaltire, però l'ha dovuto sciogliere piano piano fino a che non ha preso il suo passo e la frizione adesso va benissimo. Lo stesso tipo di lavoro, sì, questo modo anche per i freni. Semplice, bisogna essere un po' laborioso, ma non è una cosa impossibile, è possibile farlo. Con questo il video è finito, ci vediamo alla prossima e iscrivetevi al canale e mi raccomando, proviamo a viaggiare sempre tutto attaccato. Ciao e mi raccomando, iscrivetevi.